Questa è proprio un'iniziativa, ma è partito proprio come un sogno per portare la moda etica a Genova, ma in generale per far sì che i consumatori siano maggiormente consapevoli facendo rete, perché è molto importante il fatto di fare reti tra diverse realtà del territorio. Hanno sfilato diversi brand, in particolare appunto più o meno 5 brand, ma di più, perché in realtà abbiamo avuto anche degli accessori artigianali e degli abiti vintage. La moda etica è un comparto molto vario, nel senso che ci sono diversi aspetti che la riguardano, sia il discorso del rispetto dell'ambiente, sia il discorso dei diritti dei lavoratori, sia il discorso del rispetto dei materiali utilizzati, quindi della chimica dei prodotti, sia il discorso anche del refashion, cioè abiti deteriorati ai quali vengono dati nuova vita. Abbiamo avuto degli importanti personaggi nella moda etica: Zoe Romano da Milano, che si occupa delle tecnologie digitali nell'ambito moda. Poi abbiamo avuto la realtà Pigna Mon Amour, che è un progetto di riqualificazione urbana attraverso la moda. Poi abbiamo avuto il progetto di Radice Comune, dei ragazzi che appunto uniscono sostenibilità, creatività e innovazione. Creazione al Fresco, che è una realtà che vede le donne del carcere di Pontedecimo impegnate nella realizzazione di accessori. E poi appunto Sarsi e Centro Antiviolenza Pandora, che sono coloro che poi hanno deciso di organizzare questa giornata. Ragazze Normali, addirittura uno dei brand, il brand della Matt Falta, ha lanciato un contest su Instagram, e le modelle sono state appunto volontarie, perché la moda deve essere di tutti e quindi per tutti. E questo è il motivo per cui abbiamo chiamato diverse tipologie di modelle, e anche la scelta degli outfit e delle scarpe sono state determinate da questo, non soltanto tacchi ma anche scarpa bassa. Addirittura una mamma si è portata una bambina, hanno sfilato insieme mamma e modella.